Allora, raga, bentornati sul canale. Oggi siamo qua su Ark Survival Evolved. Questo è il primo episodio della mia nuova serie che si farà negli official Small Tribe PvP e la giocherò in solitario. Ho fatto un nuovo PG, infatti siamo a livello 1, siamo appena spawnati su The Island e adesso andrò a fare il mio solito giretto di cassa esperienza per livellare un pochino. Mi prendo un boost almeno di qualche livello. Se volete supportare questa serie lasciate un like e iscrivetevi, mi raccomando perché è importante. Allora, sono spawnato in Ovest 2. Vado in prima persona. Qua. Qua ci sono all'incirca tre casse. Per l'esattezza ce ne sono quattro. Però una è difficile da trovare. Allora, la prima la possiamo trovare qua. Questa serie sarà incentrata più o meno sull'avventura. Giocare in solitario in un server PvP. Vediamo un po' come ce la caviamo, ma sarà anche tipo tutorial vari, tipo questo adesso dell'esperienza. Ok, eccola. Ho fatto un livello solo camminando. Qua ci sta la prima cassa esperienza. E ci diamo un bel boost di esperienza per 500, per 600 secondi. Ora il mio consiglio è: in questi 600 secondi dovremo costruire fondamenta in legno, paglia. Allora, io mi alzo sempre la velocità all'inizio. Ma comunque questa, la build dipende da come volete giocare voi. Ok, siamo a livello 9 senza aver fatto nulla praticamente. Prendiamo esperienza anche raccogliendo la fibra, quindi possiamo anche iniziare a raccogliere così, per caso. L'ideale appunto sarebbe, una volta presa la cassa esperienza, iniziare a fare tipo le fondamenta. Distruggere le fondamenta per poi riprendere la metà delle risorse e rifare altre fondamenta. Però se non volete fare questa cosa, volete semplicemente fare tipo una run per arrivare subito a livello 20 come sto facendo io, non c'è bisogno di costruire perché tanto le casse che andremo a prendere ci fanno arrivare anche a livello 30. Poi dipende se lo fate nei giorni tipo nel weekend. Quando c'è il per 2. Qua ci dovrebbe essere un vaso che è difficile da trovare perché l'ho trovato subito. Provo. Eccolo un altro. Mamma, attenzione. Si va altri 7 livelli. Adesso iniziamo a metterli sempre sulla velocità. Io boosto un sacco la velocità in modo che posso scappare dagli animali. Anche dai giocatori perché sono predisposto per il PvP. Ok. Un'altra cassa esperienza l'abbiamo sopra. Ho avuto una botta di fortuna che piove, quindi non consumo la stamina. Qua su questa collinetta ci stanno delle rovine e in queste rovine ci stanno ci sta un'altra cassa. Fate caso a come parlo perché a volte sono dislessico, porca miseria. Eccoci. Eccola l'altra. La prendiamo. Il diplodoco si è arrabbiato con noi, non so per quale motivo, andiamo via. No, no, no. Questo è il bug per volare, ragazzi. Non funziona in tutti i server, ma nella maggior parte dei server funziona. Dovete spammare il tasto dell'inventario e praticamente volate. Abbiamo fatto altri 4 livelli. Ci ripostiamo ancora nella velocità. Appunto. Ognuno è libero di farsi la build che vuole. Merda, il raptor del cavolo. Niente, ora ci uccide. Purtroppo il raptor l'hanno potenziato troppo e a me non va bene. Vabbè. Amen, rispawniamo qua. Perché il raptor, secondo me, non dovevano fare una cosa del genere perché veramente troppo noioso, non è divertente il raptor, cioè. Ti placca, non puoi fare nulla, sei morto. Una volta che ti prende sei morto. Allora, non si vede nulla, ma non ci importa. Volevo sbloccare qualche engramma. Purtroppo quando morite perdete il bonus dei punti. Punti praticamente che aumentano l'esperienza per quel tot di tempo, ma sinceramente ve l'ho detto, non è che è molto importante perché se fate questo giro che vedrete in questo video, comunque poi lo state vedendo a che livello sono arrivato.
Sono a livello 20 senza aver fatto nulla. Anzi, sono morto. Basta cementizia. Sto sbloccando un po' di cose a caso, eh. Sto sbloccando un po' di cose a caso. Facciamo i vestiti in pelle, ok. Bene, bene. Allora, io vado in terza persona. Poi ditemi se preferite la prima o la terza, però mi diverto di più in terza persona. Ah, lui comunque è Gorg, ragazzi. Come avete visto dal nome, si chiama Gorg. Siamo un bel livello 20. Prendiamo la quarta cassa, che si trova esattamente qua. Come avete visto, non abbiamo fatto nulla, raga. Nulla, non abbiamo costruito niente. Abbiamo fatti 20 livelli a caso. Eccolo, ci sono delle rovine qui. Prendiamo quest'altra cassa. Fatto. Adesso possiamo anche morire tranquillamente. Ci siamo fatti altri due livelli. Questi li inizio a mettere un po' sul peso. Ok. Allora, un'altra cassa si trova su quel promontorio. Ma bisogna attraversare questo pezzo di fiume. Ok, ci sto provando. Non dovrebbe darmi fastidio quella medusa. Ci sono neanche gli squali, quindi ne approfitto. A posto, è andato tutto ok. Vediamo le meduse. Ok, non mi hanno neanche aggrato. Bene, la cassa si trova qua sopra. Vediamo un attimo se ce la facciamo arrivare. Non so perché mi sono fatto il piccone, sinceramente, però. Maledetti. Ci sono i dinosauri che ti rubano gli oggetti. Anche questo, secondo me, è un dinosauro insulto. Ok, sembra essere andato tutto ok. Ora dobbiamo entrare qui sotto. Eccola qua, un'altra cassa esperienza. Ci siamo fatti 4 livelli. Ok, siamo arrivati a livello 26 senza fare nulla praticamente. Abbiamo anche 1000 secondi di bonus per costruire. Quindi credo che comunque userò un attimo. Adesso vi faccio vedere il bug per volare. Dovete spammare l'inventario quando state in volo. Olè. Eh? A che servono i dinosauri volanti? Bene, adesso vi consiglio, mettete le fondamenta, poi le spaccate, così riciclate. Questo lo dovete fare finché ci avete voglia, più o meno. Iniziamo e mettiamo a fare altre fondamenta. Ok, abbiamo livellato. Possiamo aumentare un po' il peso. Okay, siamo a livello 27. L'avete visto quante robe ho fatto, insomma. Ma poi dobbiamo prendere altre casse, quindi. La fibra, raga, mancherà sempre.
E abbiamo fatto un altro livello. Ok, livello 29. Facciamo tutto. Olè, abbiamo fatto un altro livello. Perfetto, siamo arrivati a livello 30 senza fare nulla, ragazzi. Come vedete siamo a livello 30 e non abbiamo praticamente giocato. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo episodio, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi. Bella a tutti, survivors!